Allora, anche se stiamo guidando, chiamiamo Judy. Ehi, forse l'ho trovata. Ehi, mi hai chiamato? Hai visto? Ho una pista su Evelyn, te l'avevo promesso, no? Te l'avevo promesso, no? Prometterlo è una cosa, mantenerlo è un'altra. E io l'ho mantenuto. Allora, hai scoperto qualcosa? Sì, ho scoperto decisamente qualcosa. Evelyn non è più al Klaus. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. Lo conosci? Sto andando lì, per cercarla. Ti avevo detto di stare alla larga dal Klaus. D'accordo, a dopo vi. Porca troia. Quando ti dicono che guidare e stare al telefono è pericoloso. Cherry Blossom Market. Sembra un posto molto interessante, dove l'asfalto appare dopo. E qui invece è Jig Jig Street. Bello. Dove ci sono prostitute a volontà. Johnny, che ci fai qua? Quindi, preferisci Crystal Clouds? Ehi, almeno qui sai quello che compri. Vabbè, non ha mica tutti i torti. Ti ha dato un chip gratis. Vaffanculo. Signorina, vaffanculo. Ehi là, sto cercando un bisturi, l'avete visto? Ehi, fermo lì, non avvicinarti. E se mi avvicino? Cercando. Un bisturi, non provocarmi, coglioncello. Ho un problema da risolvere, sono qui per questo. Quindi che ne dite di andare a fanculo e lasciarmi passare, coglioni. Così nessuno si farà male? Perché così aggressivo? Stavo solo scherzando, e dai. Volevi spillarmi dei soldi, vero? Lascialo passare, Sludge. Giuro che se dopo provate a fare qualche scherzone, vi sparo in faccia a tutti e tre. Che tra l'altro qui io già ci sono stato. Non venne niente di speciale, ma... Credi che abbia paura di te, Screech? L'avrai quando tutte le mosse di questa città piomberanno su questo... Sta parlando con Judy? Se hai un problema finanziario, va a lamentarti in tribunale. Vaffanculo e lasciami in pace! Ecco, chi... D'accordo, ho capito! Non è Judy, veramente! Ehi, ciao! Che ci fai qua? Quindi se non la chiamavo mi non vedi? Veniva? C'è una fila qui. Ah, non si supera. Lieto Metti che tu sia qui. Metti il culo sulla sedia e aspetta il tuo turno. Mi fa piacere che sei venuta. Sono preoccupata per lei, V. Non sapevo che le fosse successo qualcosa. E invece... Ne sono sicuro. Vedrai che ce la facciamo, su. Hai già parlato con il Fingers? Hai parlato con Fingers? Magari. È più difficile che parlare con i migliori dottori della città. Lo richiedono, a quanto pare. Sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila? Perché io? Esatto. Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Tipo entrare dalla finestra? E vedi di non spezzarti una gamba, che poi devi andare a piangere da Fingers. Ecco fatto. Ehi là, Fingers. Che diavolo succede? Cosa? Ce n'è un'altra? Non avevo mai visto nessuno saltare. Sei già qui. La fila in quel modo. Potevi dirmelo che non ti piacevano le porte. Hai visto? Sono stato bravo. Alla mia clinica subito. Dalla porta. Ho un paio di domande per te. Sto cercando Evelyn Parker. C'hai ragione. Dov'è Evelyn Parker? So che è finita qui nella tua clinica. Aia, mi fai male. Evelyn... Pensaci molto bene. No, non so chi è. Vedi, la mia paziente si sentirà un po' a disagio se la lascio senza mezza faccia. Lo vedo. Quella è la faccia danneggiata, vende impianti scadenti. Quella faccia è danneggiata. Il valicatore della palpebra superiore è andato. Non potrà chiudere completamente l'occhio. Credi che non lo sappia? Purtroppo questa è la roba di seconda mano con cui sono costretto a lavorare. Pure. Così a vederla direi più terza o quarta. Considerate l'alternativa. Nessuna palpebra, nessunissima placca facciale. Dimmi dov'è Evelyn. Dimmi dov'è Evelyn Parker. Sì, ma prima devo finire un'operazione. Posso? Va bene, aspetterò. D'accordo, aspetto. Adesso ho bisogno che tu sia coraggiosa.
Potrebbe far male. Figa, non si vede quasi neanche il contorno. Tasha Rodriguez si chiama. Ed è malata. Abbi pazienza ancora un secondo. Aia! Come ti senti? Una merda. Bene, credo. Sembra perfetto. E non dimenticarti di sorridere, tesoro. E ci sto provando a sorridere. Ok, ora abbiamo finito, vero? Possiamo parlare? Possiamo saltare la fila? Sei già venuto qui? Sì, sono già venuto a guardare cosa vendevi. Non ricordo, fammi indovinare. Tiger Claws? Sono con le Mox. Ah, le Mox. Enchanté. Enchanté. Allora, cosa vi porta qui? Un sacco di cose, installi impianti difettosi. Queste ragazze sanno che installi impianti difettosi. Tu li definisci difettosi. Io dico che sono il meglio che posso trovare. Capisci? Sì, che perché ho comprato roba da te. Quello che possono offrirmi. E hanno sempre qualcosa da offrire. Eh beh, certo. Sei un cazzo di pervertito, lo sai. E questo è vero. Comunque, non mi faccio problemi io. Stai cercando un'amica? Te l'ho detto, Evelyn Parker. Te l'ho detto, sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Devo sapere dov'è. Venite nel mio ufficio, prego. Andiamo nel tuo ufficio allora. Molte ragazze, moltissime. Ma diciamo così, credo di dedicare a tutte loro un tocco personale. Lasci il tuo segno, insomma. Non sono un semplice bisturi. Vedi, io so cosa vogliono davvero le persone. Essere lusingate, coccolate, accarezzate. Sentirsi quel bastone là? Degne di tutto questo. Controlla i registri, il nome Forrest ti dice qualcosa, certo, farei meglio iniziare a ricordare, altrimenti... Prego, nome Forrest ti dice qualcosa? Deliziosi. Forrest, il nome ti dice nulla? No. Lo chiamano Woodman, lavora alla Dollhouse. Ah, lui! Gli hai parlato? Inchia, hai voglia se io ho parlato. Sì, abbiamo parlato. Woodman e io abbiamo parlato. Mi ha detto che te l'ha portata qui. Dice che hai pagato per averla. A che ti serviva? Avrai capito male. Innanzitutto non ho pagato un Annie. Mi ha pagato lui per prenderla. Ok. Secondo, alla fine non ho mai visto gli Eddie perché non sono riuscito a riavviare i suoi impianti. Quindi l'hai gettata? Quindi me l'ha lasciata qui come pagamento per averci provato. Cazzo, non le posso sentire queste cose. Stiamo parlando di una persona viva. Questo è vero. Mezza viva, tecnicamente parlando. Però è ancora viva, insomma. Povera ragazza. Ho cercato di aiutarla davvero. Ma come vedi, non ho esattamente una struttura all'avanguardia. Sì, l'ho notato. Vieni al punto. Vieni al punto. Il punto? Ah, sì. Beh, non ho la più pallida idea di dove sei. È scappata? Basta stronzate! Che cosa l'hai fatto, pervertito? Assolutamente nulla. Ora, o metti una museruola a questa creatura. A questa creatura. Abbatti. È impossibile avere una conversazione con lei intorno. Lei rimane, purtroppo. Non osare parlare di lei in questo modo. Non parlarle in questo modo. Lei mi ha insultato. Ascolta. Beh, tu ti fai insultare, amico. Meno dovrai avere a che fare con noi. Esatto. Ora, Evelyn Parker, dov'è? Potrebbe essere sul punto di diventare la prossima star delle braindance illegali. Non so altro. Sì, ma dove? Dove possiamo trovarla? Quante volte devo ripetermi? Non lo so. Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque al posto mio. Gettarla? Quando ho capito che non potevo aiutarla, l'ho sistemata e ho chiamato il mio fixer. Dammi il numero allora. Quello stesso giorno due tizi sono venuti a prenderla. Dammi il numero, forza. Dove l'hanno portata? Te l'ho detto, non lo so.
Loro non erano molto loquaci e io non sono stupido. So che non si fanno domande a gente come quella. Non sei stupido? Che cosa credi? Perché tutte queste ragazze vengono qui e si lasciano palpare da te? Credi che sia per il tuo fascino e il tuo altruismo? Vengono perché non hanno scelta. In fondo, ti disprezzano e sanno bene quanto sei patetico. Allora, cosa pensano di farne? I due che sono venuti a prenderla non hanno detto dove volevano portarla e cosa ne avrebbero fatto? Hanno parlato di un Virtù con una falena, credo. Dicevano che sarebbe stata perfetta per loro, qualunque cosa intendessero. Ma non so davvero altro. L'hai venduta come se fosse un cazzo di manichino inanimato. Perché è proprio questo che era. E la Madonna! C'ha ragione, però, cazzo, non me l'aspettavo. Guarda quanto è soddisfatto. Esco un attimo. Judy ha ragione. Judy ha ragione. Quelli come te rendono questa città un vero inferno, giorno dopo giorno. Hai avuto quello che volevi, no? E allora, cazzo, vattene da qui. Forse dovevo colpirti, sai? Aspetta un attimo. Questo bastone è una bocca di cotone. Sarà ed è un oggetto iconico. Di fare un giro, ma magari più tardi. Magari quando vuoi, sì. Avevo visto una giacca io da qualche parte. Scusa un attimo. Oh, tra l'altro abbiamo ottenuto un nuovo livello, ottimo. Cosa potrei aumentare? Potrei aumentare il danno delle armi tecnologiche. Con il 50% in più di danno, quell'arma lì potrebbe fare ancora più male. Poi prendiamo anche questo. Questo qui che non spara automaticamente. Voglio vedere quanto può far male adesso questa pistola col 50% in più. L'ho lasciata tornare al Clouds. Potevo fermarla, ma non l'ho fatto. Ma non è colpa tua, Judy. Non possiamo permetterci di perdere la testa. Non preoccuparti, la troveremo. Non preoccuparti, la troveremo, lo so. Troveremo quel cazzo che è rimasto del suo corpo martoriato. Ehi, non perdere la speranza. Vuoi arrenderti proprio ora? No. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Deathhead. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. Ho visto molto di peggio e sto crepando, quindi peggio di così. Dobbiamo scoprire dove girano il video. Dobbiamo scoprire dove girano queste video. Peggio di così la mia vita. Beh, sei un qualche buco. Dubito che girino all'esterno. Sì, deve essere un luogo tranquillo. Un luogo appartato. Chiuso. Dove potrebbe essere? In uno dei loro Virtù. Sarebbero degli idioti a lasciare indizi. Però hai un'idea migliore. Tutti lasciano dietro di sé delle tracce. Tutti si lasciano dietro delle tracce. Si tratta solo di sapere dove cercare. Questo è vero. Fortunatamente per me ho al mio fianco la miglior specialista di BD della città. Un paio di occhi esperti in più. Sì, sono brava. La tua specialista di BD ha un'idea migliore. Piaceri di Night City, un dominio con un gemello sulla Darknet. Quindi da magari puoi aiutarmi. Di cosa? Potremmo trovare qualcosa di utile. Speriamo. Conosco un fixer del luogo, proviamo quel sito della Darknet. La Darknet è la nostra pista migliore. Atteniamoci al piano. D'accordo. Magari ci troviamo qualcosa di utile. Speriamo. Chiedi dell'XBD al Jig Street. Ok, va bene, andiamo a chiedere informazioni. Chiedi delle XBD di BDBD. Ok, andiamo a chiedere. Ehi, tu! Hai un segnalino verde. Ehi, mi sembri proprio un'anima in pena. E tu sembri un coglione. Vuoi qualcosa per distrarti un po'? Per rilassarti? Sto cercando delle XDBD. CFB, PCP, Resin, Skate, Smash. Magari del Vanito. Oppure cerchi qualcosa di più pesante, eh? Sin, MDA, un po' di LP9. Ho roba così pura che ti farà piangere. Roba interessante, no? Vabbè, vediamo. Niente, nulla di tutto ciò che ha detto in realtà. Non potevi fare più attenzione. L'ho fatta. E poi devo allenarmi. Sto cercando qualcosa di grezzo. Oh, aspetta che forse forse qualcosa abbiamo trovato. Qualcosa che mi colpisca, che mi scombussoli i neuroni. Abbiamo di tutto, amico. Box a mani nude, sparatorie, interrogatori di operazioni segrete, amputazioni. No, intendo più qualcosa come... Beh, lo sai. Qualcosa di sexy. Fetish.
torno un'altra volta. Ecco, bravo, spostati. Ehi, tu, hai delle informazioni per caso? E tu? Compri qualcosa o resti lì impalato come uno sbirro sotto copertura? Sto cercando della roba speciale. Sto cercando delle BD particolari. Particolari? Che sei, uno sbirro? No, assolutamente. Uno sbirro avrebbe già abbastanza prove per arrestarti. Se fossi uno sbirro, saresti già in manette per quello che hai venduto al cliente prima di me. Che in realtà non ha venduto nulla. La prudenza non è mai troppa. Cosa vuoi? Dammi il meglio che hai. Qualcosa della Dead Set. Non ti facevo un intenditore. Ma un Dead Set ti costerà. Quanto? Niente sconto? Che ne dici di uno sconto per un nuovo cliente? Faccio sconti solo ai clienti abituali. Se non hai soldi, sparisci. Sei uno stronzo. Va bene, vediamo cos'hai. Niente che potrebbe interessarmi? Ecco qua, 1000 euro dollari. Pensavo anche peggio, ti dirò. Che tra l'altro ce ne sono anche altre. Bagno acido. Ma guarda, io ti dirò, io le compro tutte. Non so come possano essermi d'aiuto, ma non si sa mai. Perfetto, ti ringrazio. È stato un piacere fare affari con te. Anche per me. Beh, alla fine abbiamo trovato quello che ci serviva, no? Non ho dovuto neanche chiedere nulla a nessuno. Ma che bel furgoncino, Judy. Vediamo, posso entrare senza problemi? Salta su. Se mi fai entrare, volentieri. Ehi, preparo il sistema. Tu allacciati bene il visore. Va bene. Guarderai mentre lo monto in tempo reale. Ma dai? Ah, pensavo guidassi, scusami. Pensavo stesse per guidare mentre mentre lavorava. Quello che vedi. Magari mi sono persa qualcosa. Cioè, in sostanza non è nulla di diverso da una BD normale, ma lo facciamo in tempo reale. Che è? Non credo che sia. Oh no, forse sì, è. Forse è lei, ma non ci giurerei. Forse è quella lì? Forse. Minchia, che manata. Ah, c'hanno anche le facce coperte con le cose lì. Che cavolo? Allora, credo sia facile intuire cosa sia successo. Credo che sia morto. Non ho capito il come nel perché. Cioè, nel senso, il perché sì, ma non ho capito il come. Però, beh. Bella scena, interessante. Aspetta, mettiamo in pausa. Pausa. Allora. Modalità modifica. La modalità modifica è pronta. Scava pure quanto vuoi. Chi è il nostro amico? Un coglione, grazie. Tu? Scav, forse. Solo loro hanno quel gusto orribile nel vestire. Ma dai, qui che cosa abbiamo? Ordinata da poco. Una fetta di zizza. Avanziamo un pochino, magari ci fa vedere questo. Sulla tuta c'è il logo dell'Electric Corp. Ok, beh, è comunque un indizio. Ma il cadavere qua dietro invece? Non me lo... ha anche un braccio tagliato. Vediamo cos'altro. Ci siamo persi. Box normale. Decker... Logo Tanaka e Rogers. Una scatola di spazzatura. È una scatola di cartone. Per qualche motivo me l'ha fatta analizzare. Ok. Ok, qui che cosa abbiamo? Un caffè? Aroma di caffè sintetico da 4 soldi. Eppure freddo. Tu invece chi sei? Una scav. Chi l'avrebbe mai detto che quando non fanno a pezzi la gente girano XBD? Si trovano anche loro dei passatempi, no? Probabilmente. La pizza sembrava più recente. Quindi?
Significa che qualcuno ordina regolarmente da Bacca Slice e non lo fa per il sapore e gli ingredienti freschi. Perché è economico? Di polistirolo. Nessuno attraverserebbe la città per ordinarla. Ok, quindi abbiamo trovato tutto ciò che ci serviva, vero? Aspetta, io vedo un audio qua però. La radio è a tutto volume. Probabilmente per coprire le urla. Mi sembra giusto. Qui invece che cosa abbiamo da questo lato? Ho già sentito questi rumori. Sembrano scav. Ormai l'abbiamo accurato che sono scav, ok. Bene, direi che abbiamo ottenuto tutto ciò che ci serviva. Ci siamo, la vecchia centrale della Electric Corp a Charter Hill. Dovrò accontentarmi per ora, non c'è altro in questo video. Beh, ne abbiamo altri se vuoi, V. Ne abbiamo comprati altri e non ne so il motivo in realtà. Non perdiamo tempo. Per forza, vieni con me? Eh beh, certo. Su, andiamo. D'accordo. Forza allora. Non riesco a togliermi dalla testa il virtù che abbiamo visto con la falena della Dead Set. Se registrano soltanto Snuff, allora... Smettila. Dovrebbero essere dei completi idioti per sprecarla per uno Snuff. Beh, esatto, è un bel bocconcino. Vuoi dire? Parliamo di una che non solo ha un talento naturale in quello che fa, ma che ha anche un impianto da doll. Voglio dire, non è qualcosa che si trova tutti i giorni. Beh, magari la stanno usando per qualche filmato un po' più zozzo, ma brutto lo stesso. Eccoci arrivati e ci sono già delle persone lì. Ma a quanto pare ce ne sbattiamo il cazzo, perfetto. Ed eccoci qui. Tu non entri comunque, signorinella. Cerca un accesso. Io resto indietro a scansire la sottorete, per vedere se trovo le planimetrie del complesso. Brava ragazza. Appena scopro qualcosa ti raggiungo. Fino ad allora teniamoci in contatto. Ok, d'accordo allora. D'accordo, vado. Si entra in azione, mio cara. Mia cara. Volevo dire mio caro V, però alla fine ho parlato con lei. Giusto per stare sicuri, mettiamo un'arma silenziata e si entra in azione. Non saranno un problema se io riesco a mirare. Ho sentito degli spari, tutto bene? Sono qui, non ho tempo per giocare a nascondino. Minchia 500. Puttana Eva. 475.000. 47.000. 75.000. Che tra l'altro mi sa che stiamo facendo poco danno. Sempre per lo stesso discorso della solita volta. Ovvero togliamo questo e lo sostituiamo con una qualsiasi cosa. Ehi là, come state, eh? Oh, ce n'è uno, fermi. Dai, com'è possibile che li liscio continuamente? Ok, 525.000. Guarda, sono contento dei danni, sono proprio contento. Abbiamo creato una build interessante. E comunque, come cazzo li ha sentiti gli spari giù di... Ah beh, forse perché li sente dal telefono. Stavo dicendo, come li ha sentiti che la pistola è silenziata? Anche tu. Oh, alla fine ci hanno beccato. Ciao. Mamma mia, senza neanche mirare. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Credi di essere un duccio. Scusami, non sento quello che dici. Sei morto. Quindi arrivo subito. Oh, trova aspetta il modo un attimo di scendere ai livelli inferiori. Niente telecamere, mi dispiace, mi danno fastidio. Ferma, ferma. 78.000, poteva andare anche meglio. Beh, l'importante è che siano attacchi critici. Poi il resto, posso sopravvivere anche se sono un po' meno danni. Alla fine il fatto di arrivare a un numero con 6 cifre è solo una mia soddisfazione. Oh, cosa abbiamo trovato qui? Un pacchetto di sigarette. Bene. E sveltezza, 16 di velocità. Interessante. Troviamo il modo per scendere ai livelli inferiori, ovvero prendi una scala. Sì, arrivo subito. Ti basta avere una scala? Ok. Judy, ti aspetto, però io intanto, se non ti dispiace, proseguo. Sì, aspetta. Ci sono quasi. Dove sei? Eccoti, era tutto buio. Dobbiamo raggiungere il livello meno 2. Sarà lì che la tengono. Beh, sicuramente il livello meno 2. Quella maglietta, la riconosco. Quale? Quale maglietta? Quale maglietta hai visto? È di Evelyn. Senza dubbio.
Boh, c'è una maglietta in qualche modo, ma non la vedo io. Sai andare in stealth in questa missione? Non abbiamo abbastanza metionina per la partita di oggi. Sentito qualcosa. Tranquilla, raggiungiamo delle... Non aggiungerete niente per quello di oggi, tranquilli. Non so cosa lei stia dicendo, signora, ma sono in totale disaccordo. Vediamo su questo computer se c'è qualcosa. Vabbè, possiamo comunque disattivare le telecamere. È sempre meglio di nulla. Guarda un po', niente male. Lo so, sono bravo. Sono bravo nel mio lavoro, Judy. Cosa credi? Aspetta. Un attimo, qui qualcosa che ti rende impegnati. Anche io. Questo li aggiriamo. Fuori, cosa hai fatto ai tubi? Boh, vabbè. Okay, scorta Judy ai livelli inferiori. Nulla di più semplice con tutte le armi che abbiamo. Quanto? 10 volte quello che guadagniamo. Non tirarla per le lunghe. Judy, che cazzo ti gridi? Ma io non le avevo... Ma, scusami, tutte ste telecamere non le avevamo disattivate? Perché sono ancora attive? Ma va, ma davvero? Ci vedono? Era quello che mi aspettavo. Guarda, meglio se ci vedono, almeno sono loro a venire da noi e non noi da loro. Judy, non mi passare davanti quando ho le armi cariche, per favore. Che se poi succede un casino, chi la sente, Evelyn? Ah no, già, probabilmente è morta. No, dai, non è morta, forse, non lo so. Non so che dirti, Judy. Vediamo. Ah, merda, mancata. Aspetta. Ok, proviamo a colpirlo con l'arma. 51.000. Forse possiamo ancora fare qualcosa di meglio. Beh, emergenza finita, hai visto? Fanculo la furtività. Ecco, disattiviamo ancora una volta le telecamere. Si sa mai. Libero, procedi. Lo so che è libero, ho ucciso tutti, grazie. Bene, questo sembra il posto giusto, visto le luci rosse. Credo sia una sala manutenzione. Vediamo cosa posso fare. Tiela, cazzo! Nessuno è qua, tranquillo. Ma come ho fatto a mancarlo poi? Lo so solo io. Ma questo cos'è? Ah, pensavo... Scusami, gioco. Per un attimo ho pensato fosse il coso per attivare la dinamite. E sta signorina? Johnny? Che c'è? Le hanno strappato gli impianti. E perché fermarsi qui, già che c'erano, le hanno tolto anche degli organi interni. Lo vedo. Ah, davvero intraprendenti. Sono stati bravi, eh? Scav, sono come scarafaggi. Scav, per quanti ne schiacci, ne trovi sempre altri che strisciano in giro. Che brutta gente. Purtroppo. Purtroppo sì. È stata la nostra prima missione in questo gioco con Jackie, quindi... Sì, diciamo che li abbiamo incontrati. Oh. Bene, ce ne sono altri? Direi di sì, ma non li vedo. E niente, ma visto una... No, non m'hanno visto loro, mi vede una telecamera del cazzo. Ma spegniti, su. Chi è così timido? Sei forse tu? Io non ho idea di come li ho uccisi. Credo sia stato il colpo che è rimbalzato e li ho colpiti. Ma io volevo solo attirare la loro attenzione. Dove sei? Vicino allo studio, credo. Ho trovato qualcosa di utile. Ho sbloccato l'ascensore, ci aiuterà a uscire da qui. Ecco, questo è qualcosa di interessante. Brava Giuditta. Dove sei? Aspettami un attimo. Va bene, ti aspetto. Dimmi, Giuditta. D'accordo, ci sono. Troviamo. Eccoti. Brava, vieni. Questo è lo studio dove eravamo prima? Cioè, o meglio, dove eravamo nella Brain Dance, non penso. Forse è questo. È una stanza quadrata? Sì, no. Non è questo, ma... Evelyn, non toccarla. Se sta registrando, le friggerà il cervello. Aspetta che le disconnette il link. Ah, è lì, ok. Dimmi quando stai per staccarlo.
Ok, ok. Allo stesso momento. Johnny, ciao. Che ne pensi? Che cosa faccio adesso? Quello che siamo venuti a fare. Scopri la verità. Chiediglielo. Johnny, è svenuta. O è un'attrice migliore di quanto pensiamo. No. Johnny, sono pronto. D'accordo, facciamolo. Madonna, poveraccia. Ok, ci siamo. Pronti? E... ora! Evelyn? Ehi? Grazie a Dio. Evelyn, mi senti? Evelyn? Portiamola in un luogo sicuro. Portiamola al sicuro. Sì, è in fretta. Poveraccia. Sono riuscita a chiudere le porte e attivare gli ascensori. E ascensore sia. Esatto, meglio se ci muoviamo. Johnny, qualcosa da dire? Per una volta no, incredibile. Mi piace quando sta in silenzio, nel senso è comunque d'impatto la cosa. Perché lui ha sempre qualcosa da dire, ma in questo momento, in questi momenti così seri, se ne sta zitto. A volte non posso farne a meno. Mi aiuta a pensare, fumare. Mi aiuta a pensare. Mi mantiene concentrato, rilassato. Quando fumi, placchi anche il mio desiderio di nicotina. Quindi, beh. Continua pure. Entriamo. Lasciamogli un po' di tempo. Lasciamole un paio di minuti. Hai visto com'era triste? Se fosse dipeso da me, le avrei gettato un secchio d'acqua in faccia in quello studio e gliel'avrei chiesto. Ma Johnny? Si fa. Va bene. Andiamo, non, dai. Non dipende da te, no? Madonna. Andiamo. Regina? È un po' che non sento gli attacchi di cyber psicopatici. Credo che sia il caso di chiudere i nostri affari. Passa di qui quando vuoi, ne parliamo di persona. Va bene, Regina, in questo momento ho un trip da... Madonna. Ehi? Tutto bene qua dentro? Sta dormendo. Almeno credo che dorma. Ha gli occhi chiusi e ha smesso di tremare. Beh, è qualcosa, dai. L'avrei già uccisa da un pezzo se non mi facesse tanta pena. Madonna, sei arrabbiata con lei? Perché? Sei arrabbiata con lei? Perché? Quando mi hai chiesto di frugare nel suo chip comportamentale, ne avevo già abbastanza di questa storia. Judy, non avevo nessun altro. Lo so. Va bene così. Allora non capisco perché... Lo scoprirai subito. Ti mostrerò il virtù che ho trovato. Abbiamo trovato qualcosa di brutto? Che magari lei abbia accettato? Va bene. Ok, fammi vedere. Dammi un secondo che regolo i parametri. Scopriremo presto se la nostra doll ha davvero perso la testa. Forza, Vi. Sono il primo ad ammettere che non promette bene. Come ti senti? Devo chiederti una cosa, ho bisogno del tuo aiuto. Come ti senti? Ehi. Come ti senti? Ti serve niente? Non sono qui per lamentarmi. Voglio solo parlare. Non credo che ci risponderà. Tocchiamola. Ah, per... vai via, per favore. Va bene, ma guardati. Vabbè, andiamo. Non mi aspettavo certo questa reazione, ma non mi aspettavo certo neanche che si alzasse. Prima di proseguire, vorrei solo guardare un attimo una cosa che abbiamo ottenuto dal tizio. La bocca di cotone. È un'arma ovviamente contundente, non letale, arma contundente, fa danno elettrico, chimico, riduce il costo di resistenza, probabilità di veleno e folgorazione. Niente più avevano in sconto. Caricato elettricamente dalla punta avvelenata. Questo spiega perché. Infligge danni elettrici e chimici. Ha una piccola probabilità di applicare veleno e o folgorazione. Ma dai, non l'avrei mai detto. Sai cosa? Ma non penso di farlo. Anche perché ho veramente molti altri punti che vorrei sfruttare in altre cose. In realtà neanche più di tanto. Ma non mi dispiacerebbe aumentare, non lo so, le armi contundenti se riusciamo, quel poco che possiamo ovviamente. Perché per esempio roba del genere
salutiamola, però sai com'è, magari ridurre la resistenza delle armi da impatto non sarebbe male. Anche perché questa roba, gli attacchi a segno con armi contundenti ripristinano la salute nel corso di 2 secondi. Non sembra male. Io gli darei una possibilità. Ehi, come va? Va bene, eccoci qua. D'accordo, inizia pure. I dati erano in pessime condizioni, non erano così editabili. Vediamo quello che abbiamo allora. Non è che sei riuscita a recuperarli. Mi serve un secondo per caricarlo. Vediamo che cosa abbiamo, su. La qualità è scarsa, ma ho fatto il possibile. Sicuramente si vedrà benissimo. No, beh, magari no, ma chi lo sa. Che cosa devo cercare? Ogni pezzo di tecnologia che vedo e la sicurezza? Ci serve la planimetria di tutta la stanza. Il resto lo recupereremo dal Virtu. Riguardo i suoi messaggi? Solo se riesci a farlo in modo paf e bri. È fondamentale che non sospetti nulla. Cerca di essere rilassata, come al solito. Stiamo parlando di Yorinobu, per caso? Biochip, a quel punto devo... Biochip? Dove l'hai sentito? La cosa non deve interessarti. Registra il Virtu, torna qui e riceverai i tuoi Eddy. È il tuo unico lavoro. Il resto non è un problema tuo. Capito? Mi sa tanto che stavamo parlando proprio del chip. Da un'occhiata in giro se vuoi. Sì, vorrei proprio farlo. Questa è una chiesa, poco ci vuole. Che cosa abbiamo qui? Potrebbe non essere importante. Sì. Ma tutti loro sono di Pacifica. Il che restringe il campo delle ricerche. Già, è qualcosa almeno. Che cosa devo dire? Non vedo la sua faccia. In circostanze normali, quel tipo di codifica sarebbe facile da aggirare. Però non lo è. Stavolta, chiunque sia, è una Netrunner con le palle. Oh, ce l'ha chi lavora per lei. E questo cos'è? Credo di riconoscerli. Che cosa sono? Simboli Veve. Li conosci? Non abbastanza da sapere cosa significano. Ma so chi potrebbe usarli. Chi? Esatto. Forse i Voodoo Boys. Ma è solo un'ipotesi. Non sono sicuro al 100%. Quei Netrunner inquietanti. Non si fanno trovare facilmente. Non saprei da dove cominciare. Io sì. E ora? Pare e ora fare una gita pacifica. Sì. Mi sa tanto di Sibby. Dovrei farti un bel giretto a Pacifica. Bene, abbiamo quello che serve. È stato un video corto. Non è stata del tutto onesta, effettivamente. Perché Evelyn non ci abbia detto tutta la verità. A me lo dici? Se avessi saputo in cosa si era cacciata, mi fa così incazzare. Gli avessi tirato un ceffone. Registrare un Virtu. È incredibile che sia riuscita a organizzare un simile colpo. E a rubare il biochip da sotto il naso del suo boss. Ed è qui che entri in gioco tu. Ti ha assoldato. Tirandosi addosso tutto questo. E anche addosso a te. Beh, effettivamente in realtà non è che ci ho proprio lavorato con lei, però. Vuoi vederla? Beh, siamo qui, perché no? Certo, perché no? Adesso non mi sorprende più nulla. Dopo aver visto Johnny Silver... Stavo morendo intanto giù di... Dopo aver visto Johnny Silverhand nella mia testa, guarda, mi sorprende ben poco ormai, Judy. Credo che durerà poco questo, Ovviamente credo sia francese, non ne sono sicuro perché non lo so. Che cazzo vuoi? Cazzo ti guardi? Che lingua parla? Non so. Creolo haitiano. Sono i Voodoo Boys. Non avevo un... Aspetta, fammi vedere se trovo un autotraduttore. Se ce l'hai non sarebbe male, Sulla frequenza telefonica. Vedi cosa stanno dicendo. Ok. Torniamo allora indietro. Fermati, Evelyn. Calmati un attimo.
Allora, sequenza telefonica. Prova a scansionare il telefono. Vai. Bene, dammi un secondo. Dobbiamo sapere che cosa si dicono. Dobbiamo sapere che cosa dicono, potrebbe essere importante. D'accordo, ho trovato il pacchetto di autotraduzione. Dovrebbe funzionare con il tuo sistema, te lo installo. Beh, se poi funziona anche con altre cose non sarebbe male, eh. Quindi proseguiamo. Non sei pas enragé. Ampli, c'est plus bon moyen au gaien pour nourrir sous Yorinobu. Ha detto Yorinobu, come avevo predetto. Ha parlato di Silverhand, quindi loro lo sapevano. Chiunque ci sia dietro questa storia sapeva di Silverhand. Ok, Judy, a posto. D'accordo, ti disconnetto. Comunque qualcun altro lo sapeva. Hai qualche idea? Il suo costrutto è dentro il biochip. Sai il biochip che abbiamo rubato? Ecco, contiene l'engramma di Silverhand. Come, scusa? L'engramma. La psiche digitalizzata. Il costrutto di personalità. Non capisco. Puoi, Johnny? Puoi darmi un minuto? Devo riordinare alcune cose nella mia testa. che cazzo sta dicendo questo? Ah, eccoti, ciao. Cosa vogliono queste persone da lui? Cosa vogliono queste persone da Alt? E come faccio a saperlo? Non ne hai proprio idea. In un modo o nell'altro, tutto conduce a quella Netrunner. La priorità assoluta è trovarla. Se sa del chip quanto credo che sappia, potrà aiutarci. Beh, dicevi che sì, sapere sapeva. Cazzo, limitati a trovare quella Juju della rete, ok? Quella Juju? Cosa? Johnny, ti dirò... non lo so. In realtà sembrava che pochi sapessero di tutto questo, in realtà molte Aspetta. Più persone e cose Hai sembrano idea di saperne. Come contattare i Voodoo Boys? No, ma li cercherò. Chiederò in giro. Chiederò in giro, farò qualche telefonata. Mettiamola così. I Voodoo Boys non si fideranno mai di chi mette piede nel loro territorio. Ma qualcuno saprà come entrare. Questo è vero. Beh, buona fortuna. Spero che non ti servirà. Ci vediamo, grazie. Grazie. No, Vi, grazie a te, sei una brava persona. No, incredibile. Grazie. Evelyn non riusciva mai a leggere il cuore delle persone. Se avesse potuto conoscerti meglio, allora forse, chissà, magari sarebbe finita diversamente. Per me, per lei o per tutti quanti? Va. Buona serata, Judy. Chiama Mr. End. Mr. End, eccoti qua. Come butta? Devo parlare con il capo dei Voodoo Boys. Puoi organizzare la cosa? Bene, bene. Partiamo subito alla grande. Parliamo di Maman Brigitte. Non sarà facile incontrarla. Non fai affari con loro? Davvero non fai affari con loro? No, con chef, chefin, preti e compagnia bella. Hanno tutti un ego smisurato. Non si abbassano a parlare con me. Ma se insisti, posso chiedere in giro e provare a organizzare la cosa. Prima mi serve qualche dettaglio, però. Ho qualcosa che gli interessa. Ho qualcosa che gli interessa. Sul serio? Vuoi vendere qualcosa ai Voodoo Boys? Fidati, non gli serve e non lo vogliono. Fidati, gli serve e lo vogliono. Sono isolati, hanno i loro contatti, il loro hardware, la loro rete. Ma come vuoi? Ok, vedo cosa riesco a fare e ti faccio sapere. Grazie, Mr. Enz. Segui altre piste in attesa della chiamata di Mr. Enz. Ok, andiamo a seguire altre piste bagnate dalla pioggia.